Un caro saluto da Licio Di Biase. Oggi per la nostra rubrica Libri e dintorni, con la regia di Davide De Amicis, incontriamo Lucio Achille Gaspari, figlio di Remo Gaspari, che ha pubblicato un libro interessantissimo, Remo Gaspari visto da vicino. Allora, caro Lucio, un caro saluto. Parliamo di questo libro, che è una parte molto significativa della ricostruzione dell'esperienza politica ed umana di Remo Gaspari, perché tu chiaramente in questo libro parli da figlio. Quindi, sì. Innanzitutto un saluto agli ascoltatori. Devo dire che è diverso questo libro dagli altri, numerosi altri, fra cui uno bellissimo scritto da te. Ma questi altri libri affrontano soltanto l'aspetto politico di Remo Gaspari. Io naturalmente ho voluto ricostruire la sua vita anche al di fuori della politica e la vita della famiglia e quindi anche di suo padre, quindi di mio nonno. E ci sono tutta una serie di notizie interessanti che fanno vedere Remo Gaspari sotto l'aspetto del comune cittadino. Naturalmente la politica non è trascurata, alcuni episodi non conosciuti sono narrati e devo dire sono narrati anche degli episodi che potrebbero essere considerati dei segreti che mio padre mi ha confidato dopo tanti anni, e dopo tanti anni li ho scritti, quindi magari non sono conosciuti, ma non credo che aver fatto qualche reato a svelarli, comunque sono interessanti. Allora, iniziamo dalla nascita di Remo Gaspari, perché chiaramente quando scriviamo i libri su Remo Gaspari noi parliamo della sua esperienza politica. Tu facevi riferimento al mio libro che, ricorderai, abbiamo presentato con Cirieco De Mita ed eri presente anche tu. È stato un libro, insomma, interessante, ma sotto l'aspetto politico. Però tu gli dai invece il taglio, appunto, umano della persona. Allora, nasce a Gissi. Nasce a Gissi il 10 luglio 1921 e muore nella stessa casa in cui era nato il 19 luglio del 2011. Casa che era stata costruita dal padre, emigrato negli Stati Uniti d'America, esattamente a New York, dove da sarto si era poi affermato come importante creatore di mode. Quindi un primo dato che secondo me è interessante è che uno che ha avuto una così lunga carriera politica, 40 anni in Parlamento, numerose volte ministro e sottosegretario, vicepresidente nella Democrazia Cristiana e con altri incarichi importanti nel partito, la casa di Gissi era ereditata dal padre per metà, perché lui aveva un fratello più grande e quindi naturalmente era poi ereditiere di metà di questa casa nel paese. La casa dove è vissuto a Roma era del suocero, un celebre avvocato romano, e l'unico bene immobile che lui possedeva era un appartamento dove ha messo il suo studio di avvocato. Allora, se uno che ha avuto una carriera politica così lunga, che in qualche maniera ha fatto arrivare quantità di denaro davvero importante, ma non solo in Abruzzo, non ha potuto accumulare una ricchezza personale o familiare, e altri invece lo fanno con un impegno politico molto minore, ecco, qualche sospetto dovrebbero provarlo coloro che valutano la condizione umana e morale delle persone. Questo è il primo dato. Allora, hai parlato della casa di Gissi. In questi giorni che cosa è successo a questa casa? È successo che il FAI ha organizzato delle visite al comune di Gissi, comune molto carino, su una collina di 600 metri, un tempo conosciuto per le cave del gesso, appunto si chiama Gissi, perché il nome in italiano è gesso. Gissi è una corruzione dialettale di gesso, intendo dire. Ma fra diciamo le visite dei vari luoghi interessanti, perché Gissi è proprio molto carina, una meta
che ha visto gran numero di visitatori è stata la casa di Remo Gaspari, non perché ci fossero cose importanti, in fin dei conti cosa c'era dentro? C'erano una discoteca importante, dischi in vinile e dischi a 78 giri, perché naturalmente mio nonno era un appassionato di musica lirica, andava a teatro al Metropolitan di New York e comprava questi dischi, e quindi è possibile sentire in voce originale Caruso, Amerita Gallicurci, eccetera. Poi naturalmente anche dei CD, perché mio padre era un appassionato di tecnologia. L'altra cosa interessante è la biblioteca. In realtà ce ne sono tre in questa casa di biblioteche, potremmo dire di storia dell'arte e di politica. E quindi in una uggiosa giornata autunnale o in una fredda giornata invernale, chi vuole stare a casa, per ora non è una fondazione, ma pensiamo di trasformare in una fondazione, non si annoierà, perché può sentire un po' di musica, può leggere qualche libro interessante e può guardare dei quadri o delle fotografie. Non sono quadri di grandi autori, però sono quadri interessanti, e per le fotografie ne vorrei citare due. Una è una fotografia con dedica di Umberto Nobile, il grande trasvolatore conquistatore del Polo Nord per mio nonno Achille, perché si erano conosciuti a New York. E l'altra è una fotografia del 1946, una classe elementare. Il tema scritto sulla lavagna è "L'Abruzzo risorge", e ci sono tanti bambini poveramente vestiti, e quelli della prima fila sono seduti per terra perché non c'erano tanti banchi da poter ospitare tutti i bambini. Quindi si nota un fatto molto significativo: i bambini della prima fila hanno delle scarpe molto più grandi di quanto non comporti la loro età. Perché? Perché in quelle povere famiglie c'era un solo paio di scarpe, che naturalmente era della misura del fratello più grande, e chi usciva si metteva le scarpe e gli altri stavano a casa a piedi nudi. Ecco. Questo era l'Abruzzo del 1946, certo, che facilmente viene, si dimentica da dove siamo partiti, ma bisognerebbe invece ricordarlo. Certo, ricordarlo appunto per le grandi conquiste poi fatte dalla politica, quelle proprie, certo, scelte. Io una volta parlai con Filomena degli Castelli, la quale mi disse che con Spataro fece proprio nel 1946 un sopralluogo con l'ambasciatore americano a Roccaraso, dove c'era rimasta una sola fontana, quindi il paese era totalmente distrutto. Ecco, questi ricordi sono importanti per capire, dopo la guerra, dopo il fascismo, da dove siamo ripartiti. Però torniamo a un fatto: quindi tuo nonno stava in America, e poi quando tornò? Dunque, mio nonno era in America, da Sarto era diventato una specie di Armani o di Valentino. Fra i suoi clienti c'era il presidente Roosevelt, c'erano alcuni attori famosissimi come Clare Gable, Gary Grant, Virna Roy, John Harlow, eccetera. Quindi un grande successo con boutique a New York, a Miami, a San Francisco, a Los Angeles, eccetera. Lui però non aveva portato la famiglia, perché pensava sempre di ritornare, di non trasferirsi definitivamente, tornava di tanto in tanto. Una cosa interessante è che in quella che adesso è il salotto, sì, era invece approntato come un negozio, perché se i suoi due figli non avessero voluto studiare, avessero voluto fare gli artigiani, i sarti come lui, i calzolai, quella struttura era già pronta con un'apertura sulla strada perché potessero vendere le cose che producevano come artigiani. La sala che in epoca politica, la domenica mattina, ospitava decine e decine di persone, di amministratori, di politici che avevano modo
la domenica di incontrare Remo Gasperi, allora, in quella casa. C'è una diceria del tutto sbagliata, dice il clientelismo, le cose. Assolutamente. Il clientelismo dei patroni romani era una cosa, era la salutatio che veniva svolta tutte le mattine, eccetera. Allora, quando Remo Gasperi poteva, ed era nel fine settimana perché la Camera era chiusa, tornava nella sua regione perché il collegio elettorale era di tutta la regione e girava per la regione, incontrava gli amministratori, incontrava gli iscritti al partito, incontrava la gente. Quando era sindaco, e lo è stato a lungo, certe riunioni e certi contatti li teneva nella sede del comune, e quando non lo era, in questa casa di Gissi. Un conto era le riunioni politiche che faceva con tutti gli amministratori, perché ha sempre detto che lui da solo non ha mai fatto nulla. Poi ne parliamo, racconterò un'aneddoto. Quelli che venivano delle persone che avevano delle necessità, quali erano fondamentalmente? La necessità di o di un lavoro o di un lavoro migliore, e lo Stato di per sé non era in grado di soddisfare tutte queste richieste, tutti questi desideri. Lui non chiedeva mai di che partito sei, o vorrei il voto di questo per questa o quella elezione, ma cercava di dare una mano, perché era un cattolico praticante, e mentre cercava di fare del bene imparava da questo contatto diretto le necessità della gente per migliorare la propria azione politica, perché non si distribuisce ricchezza se prima non la si crea. Bene, allora facciamo la breve pausa con Lucio Achille Gasperi e questo libro bellissimo. Riprendiamo la nostra rubrica Libri e Dintorni. Oggi abbiamo in studio Lucio Achille Gasperi, autore del libro Remo Gasperi visto da vicino. Ringraziamo il nostro regista Davide De Amicis per questo straordinario brano molto significativo in questo periodo in cui stiamo ricordando la tragedia del terremoto all'Aquila. Allora Lucio, a un certo punto ti ho fatto una domanda: ma tuo nonno poi quando torna, cosa accade? Dunque, torna nel 1939 e doveva essere un ritorno temporaneo, invece scoppia la guerra e rimane in Italia nel periodo della guerra, dopo l'8 settembre, quando il fronte si sposta al sangro, e poi alla fine della guerra. Mio padre nel frattempo era sottotenente del 6° reggimento bersaglieri, era stato in Russia, poi tornato per un breve periodo, circa un mese dopo l'8 settembre, aveva continuato a comandare i suoi soldati per mantenere l'ordine pubblico in Emilia Romagna, e poi dopo, poiché lui era devoto alla patria ma non certo al fascismo, era tornato a casa a Gissi. Arriva il 1945, si sposa mia madre, donna giovanissima romana, sia pure da parte di padre di origine abruzzese, si trasferiscono a Gissi, lui comincia a fare l'avvocato, quando un pomeriggio arrivano delle persone da Vasto, parlano con lui e poi se ne vanno. Nonno Achille, io porto il suo nome, vede questo e gli chiede: Remo, ma chi erano quelle persone e cosa volevano? Dice: sono dei collaboratori di Giuseppe Spataro, uno dei fondatori della Democrazia Cristiana, che Giuseppe Spataro cerca dei giovani che vogliono impegnarsi in questo nuovo partito che vuole difendere la libertà, la democrazia e i valori cristiani, e quindi mi hanno offerto di entrare a far parte di questo partito, di collaborare. Dice: tu che cosa hai detto? Beh, ho detto di no, sono appena tornato dalla guerra, mi sono appena sposato,
ho appena cominciato a fare l'avvocato, non è che ho tempo da perdere con queste cose. Mio nonno, che era un socialista assai amante della patria, assai generoso, per esempio Gissi era stato dotato di un asilo nido finanziato da lui e di un cinema, quando forse l'altro cinema era soltanto a Chieti, e che a New York ospitava i giovani emigrati, anziani emigrati, li aiutava fino a che non trovavano un posto di lavoro, disse: mi deludi, sei egoista, io ho fatto questi sacrifici soprattutto per voi, per consentirvi di studiare, di andare avanti, di avere una vita diversa dalla mia, e ho aiutato tutte le persone che potevo aiutare. E quindi questa tua posizione di persona che pensa ai suoi interessi e basta, la posso capire, ma non la posso condividere. Mio padre mi raccontò che questo discorso lo colpì profondamente, ci rimuginò su tutta la notte e la mattina dopo si mise in contatto con questi signori dicendo che accettava di dare una mano per la costituzione di questo partito, e quella che doveva essere la sala di attività, se lui e il fratello avessero fatto gli artigiani, divenne la prima sezione della Democrazia Cristiana di Gissi. Bene, quindi è il momento in cui Remo Gaspari comincia la sua esperienza politica. Esatto. Con Giuseppe Spataro, che era il grande protagonista della Democrazia Cristiana, uomo molto legato a De Gasperi. Diciamo che era il suo maestro. Certo. Tutti noi abbiamo un maestro. Spataro ha una storia molto significativa, perché parte dal Partito Popolare come vice di Luigi Sturzo, quindi era veramente una grande... E poi il primo impegno qual è? Siamo nel 46, sono le prime elezioni, poi? Beh, lui era... Qui succede una cosa molto interessante. Lui girava tutta la provincia di Chieti in lambretta, contattava tutti i segretari di sezione, e a un certo punto arriva il congresso provinciale. Congresso provinciale, perché allora non c'erano le regioni e il partito, che era davvero un partito democratico, non portava come adesso il nome del leader o dei leader eccetera, era la Democrazia Cristiana articolata a livello provinciale, e lui era candidato a diventare segretario politico della provincia di Chieti. Si tiene il congresso al Teatro Marrucino. C'erano due correnti. C'era una corrente di deputati anche della prima legislatura che era più vicina ai ricchi di allora. Chi erano i ricchi di allora in provincia di Chieti? I proprietari terrieri, perché fabbriche non ne esistevano. E c'era la povera gente, i contadini, gli artigiani falcidiati dall'emigrazione, come lo era stata la famiglia di mio padre. Mio padre era molto vicino a Dossetti, vicinanza che si cementò nel congresso che la Democrazia Cristiana tenne nel 1949 a Venezia, e quindi lui era il candidato di questa posizione. Spataro, che allora era vice presidente del partito, favoriva un candidato diverso. Si arriva alle giornate del congresso, il presidente del congresso è nominato dalla direzione del partito, dava la parola agli altri. A un certo punto Spataro chiama mio padre e dice: guardi Gaspari, qui vige la legge maggioritaria, i posti di consigliere sono 20, 16 spettano alla maggioranza e 4 alla opposizione. In considerazione di quanto lei ha fatto per il partito, lui si era molto impegnato, certo, nel 46, per le elezioni del 46 eccetera, noi siamo disposti a darle 5 posti invece dei 4 che dovrebbe avere come minoranza. E mio padre dice: guardi segretario, lo chiamava segretario, era vice segretario, io la ringrazio, le sono grato, ma io ho più di 5 amici, come faccio adesso a scegliere? È una cosa che mi lusinga, ma non posso accettare.
Il giorno dopo continuano gli interventi della parte avversa e Pataro lo chiama ancora, dice: Gaspari, abbiamo riflettuto, lei è davvero un giovane brillante, potrebbe fare una grossa carriera politica, non deve però tirare la corda, bisogna capire quando è il momento di attaccare e quando è il momento di frenare. Noi le siamo disposti a darle 6 posti. E mio padre disse: siete troppo generosi, vi ringrazio, ma io ho più di 6 amici, come faccio? Non posso. Spataro ci rimase un po' male. Lui andò dal presidente del congresso, disse: tu dai la parola sempre agli altri, ma qui siamo in Unione Sovietica o in Italia, adesso voglio parlare io. Ebbe la parola, andò sul podio, il teatro era pieno dei delegati che gli tributarono un applauso di una cinquina di minuti. A questo punto Spataro capì come sarebbe andata a finire, si rimise il cappotto e se ne tornò a Roma. Mio padre presentò 2 liste, una di maggioranza e una di minoranza, e quindi si prese tutti e 20 i consiglieri e li prese in frutto del suo lavoro, del suo impegno. Però dove era la grandezza di quel partito? Che pur sconfitto da un ragazzo, Spataro ne capì le ragioni ed esercitò la virtù della Democrazia Cristiana, non se ne ebbe a male, non pensò a rivincite o a vendette, ma continuò a trattarlo con affetto e con considerazione. Ebbene, e lì fu l'inizio della vita politica di Remo Gaspari, una vita politica che poi è durata fino alla fine della Prima Repubblica e, come hai detto tu, 40 anni è stato parlamentare, più volte ministro. Io me lo ricordo quando fu il vice segretario nazionale della Democrazia Cristiana, il periodo del rapimento di Aldo Moro, me lo ricordo perché ci avevamo a che fare in quel periodo. Bene, allora Lucio, ci dobbiamo avviare alla conclusione di questa bellissima chiacchierata sulla parte, come abbiamo detto, personale e umano di Remo Gaspari. Io stavo per dire zio Remo perché noi in Abruzzo lo chiamavamo tutti zio Remo. Allora Lucio, io ti ringrazio tantissimo a nome di Radio Speranza per aver accettato questo invito di parlare di Remo Gaspari visto da vicino. E io ringrazio te per 2 fondamentali ragioni: perché molti giovani non sanno chi è Remo Gaspari, chi è stato, e invece c'è bisogno che lo sappiano per imitarlo e per magari fare meglio di lui. L'altra ragione è che, consentendomi di parlare di Remo Gaspari, mi riavvicini a questa figura paterna mi ha dato tanto e a cui io voglio tributare, anche dopo la sua scomparsa, tutta la mia testimonianza di affetto. Grazie a Lucio Gaspari e grazie alla regia che ci segue sempre con attenzione.